Hello children, good morning. Allora, finalmente sono riuscito a preparare il video con le risposte alle domande con le question words che mi avete mandato. Le question words che potevamo utilizzare erano what, che è cosa, which, quale, who, per dire, per chiedere chi, why, per chiedere perché, e poi avevamo anche where per chiedere dove e when per domandare quando. Devo dire, poi ve l'ho scritto anche su didattica, che avete fatto un ottimo lavoro, le domande erano scritte per lo più in modo corretto ed erano anche tante, non me lo aspettavo. E quindi per rispondere a tutte quante ho deciso di fare in questo modo. Innanzitutto ho messo insieme sia le domande che mi sono arrivate dalla quarta C della Di Vittorio che dai bambini della quarta A della Roosevelt. Inoltre, alcune domande erano doppie, così non sto a ripeterle singolarmente per ogni bambino, ma rispondo alle domande. Ognuno di voi tanto si ricorderà e riconoscerà la domanda che ha fatto. Iniziamo. Are you ready? Ok. Where do you live? I live in Montespertoli, close o near to Castel Fiorentino. Dove abiti? La domanda era questa: dove abiti? Io abito a Montespertoli, close to Castel Fiorentino, vuol dire vicino a Castel Fiorentino. Why do you live in campagna? Innanzitutto diciamo che campagna si dice countryside. La domanda che mi è stata fatta è: why do you live in campagna? Perché abiti in campagna? Because I like nature. Perché mi piace la natura. Where are you from? Questa la conosciamo, quindi non la spiego. I'm from Italy. How old are you? Anche questa la conosciamo. Questa abbiamo detto è quella question word un po' particolare perché invece che iniziare con VH è composta da un'altra parola, è how, scritto HOW, che abbiamo detto che può significare quanti o come. In questo caso, how old are you? È quanti anni hai? I am 43 years old. Ricordatevi, nelle vostre presentazioni qualcuno ha fatto questo errore. Che in inglese per dire quanti anni abbiamo dobbiamo dire quanti anni siamo vecchi, quindi con il verbo essere, non con il verbo avere. I am 43 years old. Io sono 43 anni vecchio. When is your birthday? My birthday is on the 9th of March. Il mio compleanno è il 9 di marzo. Which, qualcuno ha scritto utilizzando bene which, che abbiamo detto che è chiedere quale quando ci sono poche alternative. Which sport do you do? Quale sport fai? I do running. Io corro, faccio la corsa. Questa domanda invece la leggo lo stesso anche se non usa le question word perché è un altro modo che abbiamo studiato noi in inglese per fare le domande utilizzando il verbo can. Can you play volleyball? Sai giocare a pallavolo? No, I can't play volleyball, but I can play football. Ricordatevi, questa non era una question word, ma possiamo usarla nello stesso modo. Which is your favorite football team? My favorite football team
is Roma. Così qualcuno sarà contento di sapere che squadra tifo. Anche qui è stato utilizzato, questa l'avevamo utilizzata anche noi nell'esempio, però mi piace ricordarlo. In questo caso di nuovo viene utilizzata la domanda con which. Which ice cream flavor do you prefer? Chocolate or cream? Qui è messa veramente in modo molto corretto, perché viene chiesto quale gusto di gelato preferisci? Cioccolato o crema? Quindi viene chiesta di scegliere tra due possibilità precise, cioccolato o crema. Ve la rileggo, eh? Which ice cream flavor do you prefer? Chocolate or cream? I prefer chocolate ice cream. Yummy! What's your favorite color? Questa non ve la traduco perché la conosciamo. My favorite color is red. What's your favorite food? My favorite food is broccoli. What's your favorite animal? My favorite animal is the tiger. What's your favorite book? My favorite book is The Adventures of Robin Hood. Lo conoscete questo? What is your favorite music? Music? My favorite music is rock. Queste erano tutte con l'utilizzo di what, quale è, inteso però in senso generale. Qualcuno mi ha chiesto, utilizzando bene la question word, who, chi, who is your preferred actor, chi è il tuo attore preferito? My favorite actor is Checco Zalone. In questo caso, who's your preferred actor, meglio che chiedere prefer, in inglese è chiedere, come abbiamo fatto altre volte, favorite. Who's your favorite actor? My favorite actor is Checco Zalone. Cosa mi è rimasto, mi rimane da leggere? Ah, qui di nuovo c'è una domanda che non usa le question words, ma usa la forma interrogativa del verbo to like. Vi ricordate come si costruisce? Utilizzando do, soggetto, like, più quello che ci piace. Ve la leggo ed è: do you like lasagna? Ti piace la lasagna? Yes, I do. Ricordatevi, bisogna sempre rispondere in inglese con le short answers. Se è sì, si unisce yes, I do. Se fosse stato no, non mi piace la lasagna, avrei risposto no, I don't. When do you go at the sea? Quando vai al mare? I hope soon. Io spero presto. Ancora non ci sono andato, ma ora, da oggi, possiamo andare anche al mare. Ultima domanda è: why did you study English? Questo why è, va bene, è perché. Did non lo abbiamo ancora fatto. Did è il passato di do. Do si usa per dire, per esempio, why do you study English? Perché studi inglese ora, in questo momento? Mentre why did you study English vuol dire perché hai studiato in passato inglese? Lo vedremo più avanti, il passato. Quindi io vi rispondo come se fosse al presente. Why do you study English? Perché studi inglese? I study English because I like to travel and meet new people. Io studio inglese perché mi piace viaggiare e incontrare nuove persone. E sappiate che questo è un argomento molto interessante per tutti quanti. Studiare inglese ci permette veramente, vi accorgerete quando sarete un pochino più grandi, di poter incontrare e fare amicizia con tantissime altre persone di tutte le parti del mondo, perché inglese è un po' la lingua che si parla ormai quasi a livello globale. A livello globale vuol dire a livello di tutto l'intero pianeta.
Ok, grazie per le domande che mi avete fatto, spero di avervi risposto in maniera soddisfacente. Questa settimana non vi do altre attività da fare come vi avevo detto la settimana scorsa, semplicemente sfruttatela per completare e correggere eventualmente la presentazione. Chi ancora non me l'ha inviata, me la invia in questi giorni. Io spero di sapere presto come fare per leggerla e registrarla. E niente, per il momento è tutto. Vi saluto, vi auguro una buona giornata. Have a nice day and see you soon. Bye bye.